Una storia d'amore che non è solo una storia d'amore. Ecco che cosa tratta il romanzo Victoria dello scrittore norvegese Knut Hamsun. L'editore è Lindau di Torino, la traduzione è a cura di Luca Taglianetti. Hamsun vinse il Nobel della letteratura nel 1920. Regalò la medaglia ricevuta in premio al gerarca nazista Goebbels e scrisse il necrologio di Hitler quando questi si fece saltare le cervella nel bunker di Berlino. Questo fu processato per collaborazionismo e rinchiuso in un ospedale psichiatrico dove subì anche violenze psichiche e fisiche. All'epoca aveva oltre 85 anni. Questo scrittore ha ispirato grandi scrittori come Isaac Bashevis Singer, anch'egli Nobel della letteratura, Hemingway, John Fante, Thomas Mann, Kafka e Bertolt Brecht. Di che cosa parli la storia? L'ho già detto, una storia d'amore tra Johannes, figlio di un umile mugnaio, e Victoria, figlia del castellano. Si conoscono sin da ragazzini. Lui è il tipico personaggio che incontriamo in buona parte delle opere di Hamsun. Legato alla terra, alla natura, a essa sempre ritorna. La ama, la conosce, ne comprende, le qualità, i misteri, li celebra amando. È un solitario sostanzialmente, ma ama Victoria ed è riamato nonostante la differenza di classe. Gli anni passano, i ragazzi diventano adulti, lui inizia a scrivere, pubblica poesie a talento, è un buon successo. C'è solo un piccolo problema. La famiglia di Victoria è sull'orlo del collasso finanziario. Urge un matrimonio che permetta di incamerare un mucchio di soldi e salvare così l'onore. Victoria china il capo e accetta. Lui si chiama Otto, è un ufficiale. Si organizza una festa di fidanzamento per presentare i due promessi sposi, ma durante una partita di caccia l'uomo, Otto, viene colpito a morte. A questa catastrofe si somma la rovina. Il padre di Victoria, rimasto solo nella grande casa, scende nella cantina, vi si barrica e appicca un incendio. Tutto brucia. Se adesso pensi che alla fine di queste prove disumane l'amore trionferà e i due protagonisti si ameranno felici e contenti, sbagli di grosso. Stiamo parlando di un Nobel della letteratura, un pezzo da 90, quindi, e questo tipo di persone non ama le soluzioni facili, i finali semplici. Questo non è un romanzo d'amore o sull'amore, ma qualcosa di più importante. Non conosco tutta l'opera di Hamsun, ma posso dire dal basso della mia esperienza che questo scrittore ha utilizzato la scrittura per portare avanti un'indagine. Che cos'è la vita? Qual è il modo migliore per viverla davvero a pieno, sino in fondo? Esiste la felicità? Né si può affermare che la risposta sia univoca e limpida come acqua di sorgente. Di certo, come ho detto all'inizio, Hamsun detestava la città e adorava la natura. Lui stesso visse in una tenuta immersa nei boschi norvegesi. E per lui quel modo di vivere, l'unico vero, autentico per un essere umano, era sotto attacco da parte di quella modernità incarnata dagli Stati Uniti che detestava cordialmente. Tuttavia, in questo libro appare ancora una volta la certezza che la vita è talmente imprevedibile e grande, così misteriosa e bizzarra, da giocare ferocemente con gli esseri umani e agisce sempre obbedendo a delle leggi incomprensibili. Leggi che paiono volere per gli uomini e le donne che popolano la terra, separazione e dolore. Alla prossima, e non per la gloria, ma per il pane.